Ritorna il campionato dopo la sosta natalizia. A San Siro è in programma il derby della Madunina. È l'Inter che schizza in avanti con un super gol di Hakan Şükür. È il 7 gennaio 2001. Era l'Inter messa su da Marcello Lippi, che però a inizio stagione era incappato in una grave crisi, eliminato nei preliminari di Champions League, poi perse la prima partita con la Regina, insomma decise di andar via o di mettersi nelle condizioni di andar via, e al suo posto andò in panchina Marco Tardelli. Si ritrovò una squadra piena di ottimi giocatori, però era una squadra che non riuscì a esprimere il meglio delle sue potenzialità e quindi fece un campionato piuttosto anomalo. Spazio per Vieri, che va via Roque Junior al momento di entrare in lì area. Era una partita complicata, difficile, condizione del campo, mi ricordo che non era bello, era un derby di grande intensità. Brocchi, lo stesso Brocchi in profondità per Vieri, pallonetto a scavalcare Abbiati, arriva Şükür dall'altra parte. È un derby che forse, chissà, magari ha fatto innamorare i dirigenti del Milan di Seedorf, che fa questo bellissimo assist di esterno destro. Della prima azione d'attacco, pallonetto di Seedorf in profondità per Şükür, gran colpo. Era un protagonista che non ti aspetti, il centravanti turco Hakan Şükür. È vero che Şükür in patria era un idolo all'epoca, ma insomma l'approdo di un centravanti turco all'Inter aveva destato non poche perplessità. Bellissima l'azione, vedete il tocco profondo di Seedorf, arriva Şükür e batte. Grandissima azione di grandissima qualità, perché avevamo un giocatore di grande spessore che era Clarence Seedorf, che al momento lì giocava come trequartista, che fa questo pallonetto. Io mi ricordo adesso, c'era questo quattro giocatori del Milan e poi lui ha fatto una pallonetta e praticamente ha saltato la retroguardia del Milan. C'era l'inserimento di Şükür che è andato a colpire al volo quello pieno, il portiere non poteva fare niente, praticamente arrivava a 100 all'ora. Quello pieno l'ha messo sotto l'attraverso. Veramente è stato un grandissimo gol, perché l'azione più la coordinazione del movimento più la velocità ha fatto che è venuto un gol incredibile. Seedorf in profondità per Şükür, gran colpo al volo con il destro. Hakan Şükür aveva queste dote, era capace, era un giocatore che questi gol in acrobazie aveva una buona coordinazione, era capace di farlo, infatti sulla azione si vede benissimo, a colpire così collo pieno e a mettere grandi forze non è mai facile, però l'ha fatto e ha fatto un gol straordinario, secondo me.